Yep, ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo, benvenuti nel settimo Q&A Sunday. Prima di iniziare, naturalmente, la sigla ci vuole per forza. E dunque, sigla! Bugia, niente sigla. Comunque, questa è una rubrica settimanale nel quale mi fate domande, consigli e quant'altro. Oggi andrò a leggere le domande, perché ad alcuni commenti ho già risposto. Iniziamo con Matteo Veronesi. Su che console giochi principalmente PlayStation 3? Potrei anche giocare su PC, ma su PC gioco solamente a Minecraft oppure ad altri giochi, quelli di strategia ad esempio. Poi Armando Di Michele, fanno un gameplay, però è completamente diverso da FIFA, si intende PES 15, soprattutto nella velocità. Mentre su FIFA vince quello con i giocatori più veloci, su PES non ci fai niente. Per sé corri sempre, finisci il primo tempo con i giocatori morti e poi ti attacchi al cazzo. Sì, mi sono scaricato PES 15 dal PlayStation Store, l'ho pagato poco in offerta e l'ho preso. Se volete vedere video su PES, sulla modalità My Club, che è simile a football, ci sono delle distinzioni, ditemi nei commenti, mettete un pollice all'insù a questo video e vediamo se portare video gameplay di PES 15. Christian Proietti. Primo, quando arriva Obama a darmi una medaglia? Eccolo qui Obama, è arrivato. Salutalo, ciao. Ciao. Zasti TV. Fai un Road to Division 1 normale, oppure tipo Sanchez Road to Arsenal. Sto facendo il Road to Glory, che è ormai alle battute finali. Dopo di ciò farò un Agüero puntini puntini. Ditemi voi cosa fare con Agüero e io ascolterò i vostri consigli. Dunque ragazzi, le domande sono terminate qui, agli altri commenti ho risposto. Dunque commentate con nuove domande e se volete vi risponderò direttamente con i commenti oppure nel video successivo. Comunque ho fatto molti acquisti in vista del mio compleanno, tre giochi ho acquistato l'Ombra di Mordor, questo qui, stavo in offerta a 42€ Media World. Poi Far Cry 3 e PES 15. Quindi se volete vedere video gameplay sull'Ombra di Mordor, su PES oppure su Far Cry 3, ditemi voi se farli, ditemi, consigliatemi quale gioco tra queste tre portare un gameplay sul primo canale e anche e gli altri gameplay sul secondo canale, così da portarvi una più varietà di giochi, non fare solo FIFA o solo GTA, che alla lunga scocciano, e io personalmente di FIFA un po' mi sono scocciato, non so voi se vi siete stancati, io ho giocato veramente tantissime partite ad ora a FIFA e mi sono un po' annoiato a dirla tutta, perché comunque si incontrano quasi sempre giocatori che usano sempre la velocità, sempre i contropiedi, sempre le solite cose. Il mio gioco, personalmente parlo per me, è quello del tiki-taka, il passaggio a smarcare, che ne so, gli 1-2, quelli a me piacciono, questi, a me piace l'azione bella. Poi se arriva un gol, un contropiede, una volta ogni tanto non succede niente, però si fanno solo azioni di contropiede, un po' è una rottura di coglioni, ecco. Ditemi voi cosa ne pensate su questo FIFA, su questo Foot 15, personalmente vedendo qualche partita anche su PES, perché ci sono cose diverse su PES, tipo la velocità è calibrata. Una cosa che ho notato un po' così, i tiri dalla distanza su PES sembrano fin troppo facili, anche con giocatori scarsi che non arrivano neanche a 70 di overall, fanno dei tiri dalla distanza veramente strani. Vanno fuori dalla porta, vanno di poco fuori dalla porta. Quindi, i tiri su PES sembrano un po' così e così. E dunque ragazzi, vi invito a dirmi se volete vedere qualche video sulla modalità My Club presente su PES 15. Se volete vedere video su Far Cry, su L'Ombra di Mordor, ditemi dove vederli, sul primo e sul secondo canale. E dunque ragazzi, io Giovi Spo vi saluto, vi ringrazio. Ciao ragazzi!